di euro nel fondo sanitario per il 2024 non erano mai stati messi da nessuno prima di noi. In più abbiamo previsto anche 500 milioni di euro per l'abbattimento delle liste d'attesa, abbiamo stanziato altri 750 milioni con la revisione del PNRR, abbiamo stanziato ulteriori 500 milioni nel decreto, questo in cui dicono che non c'è niente, per, soprattutto per le regioni del sud, per comprare i macchinari. Il decreto ieri sulle liste d'attesa invece secondo me prevede una cosa, una serie di cose molto utili. Dobbiamo sempre ricordare che la competenza è delle regioni, eh? Però noi possiamo fare qualcosa, anzi scusi, faccio mezzo passo indietro, perché la sinistra dice non hai messo abbastanza soldi perché in rapporto al PIL, ora questo fa un po' sorridere perché diciamo con loro il PIL crollava e quindi la percentuale in rapporto al PIL era più alta, con noi il PIL va un po' meglio e quindi la percentuale si abbassa, ma in ogni caso è un dato falso anche questo, perché quello che risulta a me è che i 134 miliardi sono il 6,88% del prodotto interno lordo, massimo con i governi del centro-sinistra al 6,6%.